Ormai la dobbiamo chiamare ex sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi. Perché si è dimesso? Ma perché nell'ultimo anno erano cambiati gli equilibri, consiglio comunale, e non si aveva più una maggioranza, non avevamo neanche il numero per poter iniziare le sedute del consiglio comunale, quindi bisognava prenderne atto. Abbiamo fatto un tentativo che era quello di capire e vedere se vi era la possibilità attorno a dei punti programmatici di trovare un consenso più ampio, attraverso poi dei soggetti che fossero calati nella realtà politica, sociale, economica della città, ma fossero fuori dal giro dei partiti. Questa idea di soggetti che non avevano appartenenza nella prima fase era risultata condivisa, almeno per una parte, dei consiglieri di articolo 4. All'improvviso c'è stata una virata. Hanno ritenuto che o si faceva una giunta politica o non vi era alternativa, e io ho ritenuto che lo stravolgimento del voto comportava solo un passaggio, un'altra volta dare la parola ai cittadini. Mi sono dimesso per questo. Le sue dimissioni hanno fatto scalpore, forse perché non si è abituati a sentire appunto che un politico, a maggior ragione, si dimette. Si tenta sempre di arrivare fino alla fine, di restare attaccati alla poltrona. Lei invece ce l'ha un po' nel DNA, questa cosa delle dimissioni. Ma io lo ritengo che è una presa d'atto, no? Può essere anche la presa d'atto di un fallimento, di una sconfitta. Quando ti rendi conto che ostinarti a rimanere in un posto senza la possibilità di fare le cose a cui credi e fare un danno a te stesso, fare un danno in questo caso alla città, e io non lo ritenevo più giusto, ritengo che sia rispettoso dei cittadini. Devi rimanere a svolgere un tuo ruolo con l'indipendenza, nella speranza di poter fare le cose alle quali credi. Quando queste cose non si possono fare, non si possono realizzare, significava rimanere attaccata alla poltrona, e non è il mio caso. So che per un politico classico questo è difficile da capire. Il politico classico vuole rimanere lì fino all'ultimo momento, fino all'ultimo minuto, ma non è il mio caso. Io ho la fortuna di vivere da altro, di avere una concezione diversa del ruolo del politico, il quale è prestato a fare alcune cose. Io il mio ruolo l'ho interpretato come dovere civico. Nel momento in cui quel dovere non poteva poi esplicitarsi in azioni concrete. Di questi 3 anni, quali sono stati i momenti migliori e i peggiori? Soprattutto in che cosa pensa di aver sbagliato, se ha sbagliato? No, errori tanti, come succede a chi fa. Chi non fa errori. Diceva Borsellino, è inutile rimanere con le mani pulite se si tengono in tasca. E quindi è facile, nel momento in cui cominci a fare qualcosa, di fare degli errori. Errori se ne sono stati fatti, poi col senno di poi è più semplice riconoscerli, contestualizzando il momento, magari i tempi, la necessità, il fatto di dover decidere spesso in fretta, ti rendi conto che a volte qualche scelta affrettata poteva essere fatta in un altro modo. I momenti più bui, io lo ripeto, l'ho detto più volte, secondo me il momento più buio di questa consiliatura è stato l'insediamento del Consiglio Comunale. Quando alcuni consiglieri comunali hanno cercato di falsificare le schede e lì alterare il libero esercizio democratico e quindi la volontà popolare, in quello caso la volontà del Consiglio Comunale, alterando il voto per l'elezione del Presidente del Consiglio. Ecco, una consiliatura iniziata con quel vulnus e quindi con dei soggetti che hanno cercato di inquinare il pozzo, non poteva che concludersi poi così, perché quel pozzo si è inquinato, si è incattivito, è diventato ogni giorno più difficile. E mi dispiace che questo sia successo e mi dispiace che non si è dato il giusto valore a quell'atto, perché lì è stato veramente brutto per la città. Io l'ho detto, mi sono scusato quel giorno mi sono scusato con i miei concittadini. I momenti più belli delle piccole gratificazioni. L'anno scorso d'estate è venuto a trovarmi un cittadino, anzi due cittadini giaresi, anziani che vivevano a Roma. Sono venuti alla
al ricevimento e io, come faccio con tutto, ho chiesto cosa avevano bisogno, loro mi hanno detto nulla. E allora perché siete venuti qua? Siamo venuti qua per ringraziarla. E ho detto, ringraziarmi di cosa? Cioè, guardi, noi non venivamo in Sicilia da un anno, siamo ritornati dopo un anno e abbiamo trovato una città diversa. Avevamo giurato di non tornare in più, siamo qui per sistemare delle questioni ereditarie. E abbiamo trovato una città diversa a tal punto che stiamo pensando di passare gli ultimi giorni della nostra vita in città. Ecco, sono delle piccole cose, ma questo è uno degli elementi più gratificanti della mia esperienza politica. Lei non si è piegato alle richieste di San Martino e diciamo che ha anche abbandonato un tavolo con il presidente della regione. Come vuole, insomma, commentare questi due momenti, sempre di questi 3 anni, due momenti recenti, tra l'altro? Che sono un sindaco scomodo, un sindaco se deve difendere la sua città, non guarda in faccia a nessuno. E le motivazioni sono simili. Il San Martino riteneva che questa città dovesse ancora rimanere colonia, una bandierina nel risico della distribuzione provinciale. Ecco, io ho ritenuto che le scelte della città devono essere prese già e nessuno deve dettare l'agenda politica, non bisogna passare da nessuna segreteria catanese. E quindi la chiave di lettura di tutto quello che è successo è proprio questo. Ma poi la testimonianza più grande è stata la sua intervista dopo le dimissioni. Lui parlava da Catania, mi hanno detto che per la prima volta è venuta già ieri e quindi non conosceva la nostra realtà se non in maniera mediata per quello che gli raccontavano. Lui ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, quello di accrescere il consenso in provincia, ma non può pensare che i sindaci della provincia rispondano a lui del proprio operato. Insomma, abbiamo una visione totalmente diversa. La mia indipendenza, la difendo, l'ho difesa fino all'ultimo momento, ma è l'indipendenza della mia città. Non è possibile che qualcuno possa pensare da Catania di dire qual è l'agenda del sindaco. La stessa cosa è successa con Crocetta. Lì difendevo un'altra indipendenza, che quella è un altro diritto, quello del diritto alla salute della mia città. E nel momento in cui ho fatto presente al Presidente della Regione che la responsabilità era politica e quelle scelte venivano fatte nella sua giunta e quindi si doveva assumere la responsabilità di ogni atto amministrativo che poi ha portato in questi ultimi anni ad un ulteriore depauperamento di risorse umane, di risorse materiali, del nostro ospedale, ne è nata una controversia pesante, pesante. Io non mi sono tirato indietro per rivendicare proprio il diritto alla salute dei nostri concittadini. Ecco, ne sono fiero ed orgoglioso di questo, sia nell'uno che nell'altro caso. Insomma, il sindaco è la massima autorità della città. E non può che non difendere in ogni momento i diritti dei propri concittadini, non li può delegare a nessun altro e quindi si immagina uno che viene da fuori. Lei ha annunciato subito dopo le sue dimissioni, non ha voluto rilasciare delle dichiarazioni, però ha annunciato che avrebbe spiegato i motivi, avrebbe raccontato la verità ancora una volta ai cittadini in una pubblica assemblea. Ma mi sembra doveroso nei confronti dei cittadini, l'ho già fatto e se dovessi ancora rimanere impegnato nell'attività di rappresentanza politica, così sarà anche in futuro. C'è stato un mese intenso di confronto tra le forze politiche, iniziato con una mia chiacchierata con tutti, ci siamo dette delle cose, c'è stata la mia disponibilità da una parte. È giusto che la gente sappia qual è stata l'agenda di questo mese e il perché si è arrivati a questa determinazione. Io ritengo che il modo più trasparente è andarglielo a dire direttamente, quindi andare in piazza, in un cinema, ora stabilirò magari dove e quando, ma poi i cittadini lo sapranno, ma ritengo è un dovere anche questo nei confronti della propria città. Raccontare la verità e raccontarla direttamente, non in maniera interposta. Ecco, lo ritengo un dovere, l'ho fatto prima, lo continuerò a fare. A poche ore dalle sue dimissioni, a Giarre si respira già un clima di campagna elettorale. E la domanda è d'obbligo: cosa farà Roberto Bonaccorsi adesso? Intanto si riposerà.
si ripresenterà? E non lo so perché 3 anni fa è stata una scelta istintiva, incosciente e con poca coscienza della realtà politica, ma c'era il valore della sfida e quindi l'esaltazione che poi è tipica dell'atleta, no? Il fatto che puoi raggiungere un traguardo, ti devi impegnare fino alla fine, non lesinando energie, questo è successo. La gente ha creduto in me e io ho cercato giorno per giorno di non tradirla, anche con l'ultimo gesto. Oggi ho una coscienza diversa degli attori, del contesto di riferimento, anche della situazione dell'ente, e quindi questo mi fa perdere quell'incoscienza che avevo 3 anni fa. Sono più avveduto e quindi mi sarà difficile scegliere. Certo, il cuore mi fa dire alcune cose, la ragione me ne fanno dire altre, quindi vedremo quello che succederà. Cosa prevale di più in Roberto Bonaccorsi, il cuore o la testa? Ma dipende dal tempo a disposizione, perché con la scelta istintiva spesso prevale il cuore. Col passare del tempo la ragione poi magari prevale perché cominci a fare ragionamenti, cominci a capire, vai a valutare. Ecco, no, non lo so perché è una scelta difficile che investe in maniera totalizzante la vita di una persona, almeno fare il sindaco come l'ho interpretato io. Se avesse una seconda possibilità, da cosa ripartirebbe? Ma dalla valutazione non solo del programma, ma dei soggetti che ti circondano. Io sono stato, posso dire, ho fatto il sindaco in maniera romantica, no? Mi sono affezionato agli assessori, e questo me l'hanno imputato giorno dopo giorno, ma sono fiero di questo. Io li voglio ringraziare tutti, da Salvo Patanè a Nino Recitti, a Giovanni Finocchiaro, a Piera, a Beninati per l'ultimo scorcio, che sono stati vicini a me. Mi si chiedeva giorno per giorno di cambiare la giunta e penso che una parte della mia debolezza sia dovuta al fatto che io mi sono ostinato a dire questa è la giunta con la quale sono salito sul palco al momento in cui ho chiesto il voto ai miei concittadini e devo rimanere con questa giunta fino alla fine. Di questo sono orgoglioso, lo rifarei con una valutazione complessiva, quindi bisogna ripartire dalla coerenza, perché poi le persone ti apprezzano meno in funzione delle cose che fai. Cambiare opinione a volte è segno di intelligenza, ma a volte è segno di opportunismo. E quando spesso il cambiare opinione significa spostarti verso la parte che può vincere o ha maggiore opportunità di vincere, ti fa capire altre cose. Io ritengo che molti di quelli che hanno cambiato opinione e soprattutto hanno cambiato casacca in questi 3 anni non è mai stato per valori ideali. A me nessuno ha mai spiegato il perché idealmente ha lasciato la maggioranza per poi andare verso il gruppo che è diventato maggioranza. Non ho avuto spiegazioni da parte di nessuno. Ecco, ritengo che la coerenza sia un valore inalienabile e bisogna ripartire da lì. Grazie. Grazie a voi.